Ehi, hey, ciao a tutti. Oggi in questo video parliamo di compressore. Il compressore è un effetto molto semplice. Quello che fa è sostanzialmente limitare escursioni troppo in alto o troppo in basso del volume delle note che state suonando. E l'effetto complessivo che ottenete è quello di sentire un suono più percussivo, quando appunto limita escursioni troppo in alto, oppure ottenere un maggiore sustain delle note, quando queste invece cominciano ad avere un volume che decresce. Quindi suonate una nota, piano piano il volume decresce. Sustain praticamente è un allungamento di questo suono dovuto al compressore che ne reinnalza il volume. Il compressore è molto usato in alcuni generi musicali, come per esempio la musica country, dove magari avete sentito parlare del cosiddetto chicken picking. Oppure nella musica funky, dove il ritmo spesso ha queste note percussive, dette anche ghost notes. Infine avrete probabilmente sentito il compressore in azione nella sua modalità di sustain, se avete per esempio ascoltato degli assoli dei Pink Floyd. Oggi vi farò vedere degli esempi dove utilizzeremo prima il compressore che si chiama DynaComp della MXR o Mixer, che è un po' lo standard, diciamo, nel settore dei compressori. Però voglio anche farvi vedere alcuni esempi ottenuti con questo altro pedale che si chiama Tone Corset della Electro Harmonix. Il primo però ha dei comandi molto semplici, invece il secondo vi dà qualche possibilità in più di decidere l'attacco, il sustain, ma anche il mix tra il segnale pulito e il segnale effettato. Cominciamo con il Tone Corset. Questo ha quattro controlli principali, quindi c'è il volume e il blend oppure mix tra il segnale pulito e quello effettato. Cosa fanno? Questo è abbastanza ovvio. Poi ci sono sustain e velocità di attacco. Questi determinano quanto si sente il compressore. Quindi il sustain fondamentalmente allunga la durata delle note. Questo spesso viene posizionato così. La velocità di attacco, se voi la diminuite, il compressore entra in funzione prima e si sentono suoni un po' più percussivi. Questo poi in particolare ha anche una levetta che può essere utilizzata per abbassare il livello complessivo del volume, ad esempio se avete una chitarra come una Les Paul che ha dei pickup di tipo humbucker. Il DynaComp ha solo due controlli, quindi è un po' più semplice da usare. Ha un volume di output e un controllo di sensitività, che sostanzialmente sarebbe sustain e attack contemporaneamente. Una maggiore sensitività indica un suono più compresso, una minore sensitività un suono meno compresso. Quello che consiglio è utilizzare una maggiore sensitività se volete un suono più percussivo. Sensitività, ecco, intorno a 4 se volete dare un po' più di colore quando suonate gli accordi. Potete anche utilizzare l'output fondamentalmente come un boost. Di fatto il compressore si mette spesso all'inizio della catena di pedali. Questo può essere molto utile se avete una chitarra con dei pickup di tipo single coil, come ad esempio una Stratocaster o una Telecaster.
Bene, per oggi è tutto, grazie per aver guardato questo video, lasciate dei commenti se volete farmi sapere cosa ne pensate o se volete chiedermi ulteriori consigli. Alla prossima!